Ciao ragazzi, benvenuti su Gastric Drums. Nel video di oggi voglio spiegarvi perché gli ACDC sono stati così importanti per me e voglio spiegarvi quattro insegnamenti che ho imparato tramite gli ACDC, ascoltando gli ACDC. Quindi, due cose vi devo dire. Per prima cosa, come vedete dietro di me non c'è la mia solita batteria, ma ce n'è un'altra che è una Pearl. Non sto a spoilerarvi troppo, anche se comunque potete vedere che Pearl è, eccetera, ma voglio fare un po' quella cosa di dire no, ve lo spiego dopo, lo lascio un po' nell'aria questa cosa per fare un po' di hype. Ma comunque, detto questo, ho preso piatti e batteria che secondo me vanno benissimo per fare questa tipologia di genere. Ma per acquistare tutto questo sono andato su strumentimusicali.net. Stranamente avevo una scatola di strumentimusicali.net qua davanti, ma devo dire che ne ho un po' sparse per tutto lo studio, e gli ho chiesto di mandarmi tutto quanto. Quindi grazie mille strumentimusicali.net per prima cosa. Per seconda cosa voglio dirvi che questo non è il solito video in cui parlo degli ACDC e quindi vi faccio vedere i groove, i feel degli ACDC e finisce lì. Di questi video qua sul web ne trovate una marea, quindi sono già stati fatti. Quello che voglio fare io oggi è un video un po' più tra virgolette concettuale, quindi spiegarvi, prendendo alcuni punti fondamentali anche di brani degli ACDC, a cosa mi sono serviti, perché tramite un brano degli ACDC sono arrivato a pensare quell'altra cosa. Quindi è un po' più concettuale, ma secondo me è più importante e più costruttivo per il batterista che vedrà questo video, perché sono delle idee che vi portate sia per suonare rock, ma sia in generale per poter suonare. Quindi sono cose un pochettino più particolari e che fanno pensare un po' di più. Questo video voglio... Mi è arrivato un messaggio, un altro messaggio. Voglio farvi pensare e voglio farvi capire che non è tanto importante studiare a memoria una certa cosa, ma è più importante capire come suonare e come studiare una certa cosa. Quindi mando la sigla, poi vi spiego un po' di cose, vi spiego cosa suono, vi spiego i piatti, belli sti piatti, vabbè, e andiamo comunque. Ok, partiamo subito. Allora, voglio partire in questo modo, suonandovi una cosa senza dirvi nulla. Solo questo, solo questi due colpi qua con la cassa su 2 su 4. Che cos'è? Probabilmente l'avete già riconosciuto, anzi quasi sicuramente, è Thunderstruck, è l'intro di Thunderstruck degli ACDC. Quindi prima cosa, in realtà, al di là di tutto, è quella della riconoscibilità. Cioè, Phil Rudd ha fatto una roba che adesso tutti conoscono ed è una roba comunque semplicissima. Ma la cosa è proprio questa, che non sempre le cose difficilissime sono quelle che funzionano meglio per la canzone. Anzi, quasi mai. Di solito la semplicità è la cosa che funziona meglio, ma questo lo vediamo un pochettino dopo. Quello che voglio dirvi adesso, in base a questi due colpi, è che quando io ho sentito questa roba, e la prima volta credo di averla sentita in un video live, ho visto Phil Rudd con due casse suonate con le mani a destra e a sinistra che suonava questa roba. E io non ho detto, ma perché deve usare due casse? Cioè, il timpano, due timpani, può usare il timpano tranquillamente. No, perché utilizzando questi due colpi così bassi è più figo, ha più corpo, riesce a uscire di più. Quindi io con questa cosa qua sono andato a collegarmi a quello che faccio sempre sulla batteria. Cioè ci sono alcuni feel molto semplici, tipo questo che io facevo così. Che, ok, va bene, ma che suono sto utilizzando del tom? Io all'inizio dicevo, boh, il primo che capita, ma attenzione, dipende da quello che volete trasmettere. Se magari sono in un contesto funk, questo può andare bene perché è un suono alto, ma in un contesto rock, tipo suonare gli ACDC o suonare i Led Zeppelin, che ne so, un contesto rock, questo feel non andrà mai bene, perché questo tom è troppo alto. Quindi, di base, ad esempio, quando io suono dei feel di questo tipo, quasi sempre vado sul secondo tom per avere un suono più grave, perché a me piace così. So che le due cose, ACDC, Thunderstruck e questa cosa, possono sembrare un po' scollegate, ma in realtà per me sono collegatissime, perché lui avrebbe potuto fare tranquillamente i due colpi di Thunderstruck su timpano, ma
ha deciso di farli su qualcosa di ancora più basso per dare un corpo diverso a quello che stava suonando. Quindi la stessa cosa noi la possiamo trasferire in qualsiasi tipologia di fill. Tan tun takapum. È diverso da questo. Perché io sto utilizzando dei suoni di tom più gravi. Quindi pensateci da adesso in avanti. Quando fate un fill, pensate bene ai suoni di tom che volete avere, alla gravità del suono che volete ottenere. Molto spesso, se suonate rock, non utilizzerete il tom da 10. Infatti alcuni addirittura lo tolgono e mettono il tom da 12 davanti. Ma se volete utilizzarlo, perché magari il 10 lo utilizzate per cose diverse in cui vi serve un suono più alto, nessun problema, ma partite dal 12. Ve l'ho detto che questo non sarebbe stato un tutorial sulle AC/DC, ma un tutorial di quello che gli AC/DC mi hanno insegnato, che poi ho trasportato sulla musica che suono adesso, su tutto quello che suono. E secondo me questa è la figata vera, non imparare a memoria i pezzi. Come avete visto, dato che prima vi ho promesso che vi avrei detto un po' di cose della batteria e dei piatti che suono oggi, come vi ho detto, ho ordinato questa batteria e questi piatti da strumentimusicali.net. Questa è la Pearl Decade All Maple, quindi completamente in acero, 14x5,5 irrullante, 10x7, 12x8, 14x14, 16x16. Questa è una batteria che secondo me è molto versatile e soprattutto va molto bene, secondo me, per il rock, perché riusciamo ad arrivare a dei suoni molto gravi. Questo non è il massimo del suono grave che riesce ad arrivare, perché troppo troppo basso poi secondo me è troppo, ma cassa 22x18, anche qua ottima cassa, ma raga, le casse di Pearl, che cavolo dobbiamo dire le casse di Pearl? C'è il cuscinetto abbinato già all'interno. All'interno della batteria abbiamo anche le aste, un'asta per crash, un'asta Charleston, pedale e asta ride. Questa è un'asta che ho messo in più, ma volendo, qui sotto in descrizione, oltre a tutti i link che vi lascio, vi lascio anche il link ad alcune aste che siano buone, ma senza andare a spendere un prezzo eccessivo. Quindi questa è la batteria, tra l'altro finitura Satin Brown Burst, che è veramente molto bella, questo nero che dà sul rosso arancionino, diciamo rosso, no, forse più nero marrone, marrone rosso, vabbè, sono un po' indeciso sui colori, ma mi piace molto questo colore così particolare. E andiamo avanti, vi spiego una cosa dei CDC, poi dei piatti ve ne parlo dopo, anche se adesso parleremo di una cosa molto importante per quanto riguarda dei piatti, così li sentite e poi dopo ve ne parlo bene. Quando sentiamo i groove degli AC/DC, noi pensiamo cassarullo. Ah, che figata cassarullo! Ah, bellissimi, cassarullo sono la cosa principale, la cosa più importante della batteria degli AC/DC. Secondo me non è così, nel senso, cassarullo sono quelli che si suonano, sono quelli che si sentono di più, ma in realtà il motore di tutto è questo, il motore di tutto è il Charleston. Quindi se il Charleston, anche un banalissimo tra virgolette Charleston in ottavi, se suonato bene, fa sì che casse rullante suonino bene, suonino potenti e suonino precisi. Se il Charleston è suonato male, non funzioneranno neanche cassa e rullante. Quindi impariamo dagli AC/DC questa cosa, cioè impariamo che quando andiamo a suonare un groove, quando andiamo a studiare un groove, non è questa cosa qua, cioè andiamo a dare super importanza alla cassa rullante, mentre il Charleston, vabbè, va avanti, tanto quello deve suonare, ma vabbò. No, pensiamo principalmente al Charleston, principalmente al ticchi, 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 ticchi del Charleston,
e mentre questo va andiamo a inserire casse rullante. Una cosa molto carina secondo me potrebbe essere cercare di suonare delle canzoni dei CDC o di altre band solo col Charleston e capire se solo col Charleston riusciamo a dargli tiro. Quindi ci saranno delle canzoni che dobbiamo suonare col Charleston half open, come in questo caso, delle canzoni con il Charleston chiuso. Canzoni con ritornelli con Charleston aperto. Ma il Charleston è la cosa più importante, secondo me. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi e soprattutto sempre sempre no, ma nel rock principalmente, gli ACDC sicuramente sì, accentando un colpo ogni due, nel senso accentando il battere. Vabbè, vi spiego un attimino i piatti. Allora, i piatti sto utilizzando dei Natural di UFIP, tutti Natural di UFIP, perché in un video che ho fatto qualche tempo fa avevo provato i Crash della Natural della UFIP e mi erano piaciuti tantissimo, quindi ho detto sai che c'è, voglio provare tutto il set. Poi ho visto il Charleston da 15, io impazzisco per i Charleston da 15, quindi ho detto ok, devo assolutamente provare tutto, mi piacciono molto. Questo è un Charleston super pastoso. Quindi bellissimo, per il rock secondo me è perfetto. I Crash. Probabilmente avessi preso un 18 al posto del 16, insieme al 17 sarebbe stato meglio. Quindi 17 e 18 ci sono, quindi sono acquistabili tranquillamente, perché il 16 secondo me è un po' piccolino per il rock. Ma comunque detto questo, ci sta, un filo piccolo forse. Ride invece è bello basso, è bello spesso. Il ride è molto bello, il ride è molto bello. Altra cosa fondamentale, numero 3, i fill. Allora, quando si parla di ACDC non si parla praticamente mai di fill, si pensa al groove degli ACDC, che figata, anche per quello che abbiamo detto prima, ma i fill degli ACDC sono molto importanti in realtà, solo che non se ne parla mai perché sembrano fill semplici. In realtà sono fill ben pensati, nel senso che sono fill che vanno sempre insieme alla musica. E per questo secondo me che passano un po' in sordina. Pensate agli inizi dei pezzi, non succede mai questo negli ACDC. Ma molto spesso magari è questo. Semplicemente un flam. Questo perché? Questo perché tante volte non serve il feel super figo per essere super fighi, ma serve il feel giusto, e tante volte il feel con una nota, il feel in cui andiamo a fare. È il feel più di effetto che possiamo fare, quindi anche in questo caso ci saranno dei momenti in cui dovrete suonare dei feel con più cose. Adesso era uno a caso, ma ci saranno dei momenti in cui vi verrà da suonare i feel con tanta roba, tanto difficili, che magari avete studiato a casa in cameretta per riuscire a farli. Ma poi la cosa importante, la domanda da farsi è: alla musica cosa serve questa cosa? Serve? Se serve, perfetto, allora fate quel feel lì, ma se non serve, cercate qualcosa che serva alla musica, magari un feel semplice.
ascoltate i film degli AC/DC, perché vedrete che lui ascolta tanto, soprattutto la chitarra, soprattutto la chitarra. Quel che fa la chitarra, gli accenti che fa la chitarra, lui li segue. Quindi è un ottimo modo per fare il film questo. Poi, numero 4, qui probabilmente chiuderete il video, lo so, ma non fa niente, vabbè, ma lo voglio dire, perché c'è stato un momento, adesso forse meno, ma c'è stato un momento in cui molto spesso venivano utilizzate le canzoni degli AC/DC come fossero da discoteca. Non so se vi ricordate questa cosa, ma a un certo punto magari usciva Back in Black e dopo una canzone completamente diversa che faceva ballare, eccetera. Quindi mi sono chiesto perché escono solo gli AC/DC, non è che i Queen, le Zeppelin, altri gruppi rock uscissero in questo modo, ma perché gli AC/DC sono riusciti a trovare un groove, un tiro che andava bene anche da quel lato lì. Questo non significa che nel momento in cui si creano dei pezzi, nel momento in cui si suonano dei groove, si deve pensare ok, speriamo di riuscire a far ballare, perché non è sempre così, ma è importante anche qui contestualizzare e pensare all'obiettivo finale, nel senso l'obiettivo finale del pezzo, del groove, qual è quello di far muovere la gente. Quindi come facciamo? Lo facciamo in un certo modo, lo facciamo in un altro modo, facciamo un groove più semplice, facciamo un groove più difficile. Questo sembra una cavolata, una riflessione un po' strana che non si dovrebbe fare, ma in realtà secondo me è molto importante, perché va un po' a collegarsi con quello che vi dicevo prima, cioè del riuscire a semplificare, se c'è da semplificare, riuscire a complicare se c'è da complicare. Pensate al groove di Back in Black. Super semplice, ma quel groove ha un tiro che io non riesco a fare uguale, ovviamente, ma ha un tiro, il groove e anche i fill, che sono degli obbligati, dei fill obbligati, in cui, come al solito, Phil Rudd segue la chitarra, che però danno un tiro che viene subito da muoversi. Senza mai perdere il groove neanche nei fill. Papum, 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 papà. Pum. Ho suonato dullante. Ma questo è, secondo me, l'insegnamento, uno degli insegnamenti migliori che ci possono essere. Nel senso, pensate sempre qual è l'obiettivo di una canzone, qual è l'obiettivo di un groove. E in quel modo lì, dopo aver fatto questa tipologia di brainstorming, probabilmente capirete dove andare come groove, se un groove semplice, un groove complicato, un groove di tom, perché magari andrete a seguire il basso perché ha le note più basse, o un groove diverso. Questo secondo me è una cosa super super importante che può svoltare anche una canzone. Pensate ai groove di AC/DC, che sono dei groove super semplici, ma come idea, ma hanno svoltato le canzoni, un po' come i Toto, nel senso, poi ci sono delle cose molto difficili dei Toto, il groove ha svoltato la canzone. Senza quel groove, quella canzone sarebbe stata uguale, nel senso, così forte oppure no? Quindi ragazzi, il video può finire qua, vorrei che mi faceste sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video, che appunto, come vi ho detto all'inizio, non era un video in cui vi volevo spiegare il groove degli AC/DC passo dopo passo, ma volevo spiegarvi un po' più concettualmente alcune cose. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente questa batteria, i piatti, tutto quanto che ho preso, vi ricordo, da strumentimusicali.net, la trovate qui sotto, non trovate la batteria, ma trovate il link che vi riporta a strumentimusicali.net, dove avete tutte quante queste tipologie di batteria, tutti i colori, eccetera, i piatti che ho utilizzato e tutto quanto, le aste che vi ho detto che vi lascio in descrizione, trovate in descrizione anche i miei corsi, eccetera. Di base comunque questa Pearl di Cade mi è piaciuta veramente molto. Ovviamente ci sono alcune cose da mettere un pochettino a posto, ad esempio il rullante, come avete potuto sentire, ha un bel po' di armoniche, oggi ho voluto lasciarlo così per farvela sentire nuda e cruda, ma magari un pezzettino di gaffa al rullante potrebbe starci. Devo trovare un difetto a questa batteria che non mi fa impazzire?
questo. Ragazzi, voglio fare un appello a Pearl. Raga, mettete le palline per i Tom, che sono più comode secondo me. Sicuramente gli hardware di Pearl sono super robusti, quindi nel momento in cui trovate il vostro posizionamento, quel Tom che avete messo non si muoverà mai, ma le palline, ragazzi, qui sarebbero veramente una cosa molto gradita. Detto questo, comunque questo è l'unico difettuccio che ho trovato un po' su questa batteria, ma come vi ho detto, nel momento in cui posizionate con queste aste qua non si muoverà mai. È solo per una questione di comodità e pigrizia mia che farei più in fretta, ma comunque basta, finisco qua il video, grazie mille ancora a strumentimusicali.net per tutta questa strumentazione, trovate tutti i link in descrizione, ve l'ho già detto, iscrivetevi al canale, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e se volete fate un giro anche sui miei corsi, che tra l'altro ce n'è proprio uno appositamente per il rock, partendo proprio da zero sul rock, quindi dateci un'occhiata, trovate il link qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!